Ecco qua. Allora, cominciamo ad ammettere tutti i partecipanti. Ecco eccoci, vi vedo pian piano arrivare tutti. Benvenuti. Prima di iniziare, vi chiedo una cortesia di scriverci in chat se ci sentite bene, oppure anche una reaction, un pollicione in alto. Forte e chiaro, perfetto. Ok, speriamo che non ci siano problemi di connessione. Allora, benvenuti a tutti quanti. Io sono Fabiana, Community Manager in Codemotion. Benvenuti a questo nuovo meetup di Accessibility Days. Prima di lasciare la parola a Stefano nella community, vi rubo un minuto per parlarvi di Aperitech, il circuito di eventi in cui questo meetup è ospitato. Il servizio da casa, eccolo qua. Allora, Aperitech è un circuito di meetup che realizziamo con la collaborazione delle tech community. Nel meetup di settembre, perché siamo nell'ultima settimana di luglio, ci fermeremo per una pausa, ma ripartiremo a settembre, sicuramente con la formula online, in base alle condizioni che ci saranno sulla questione Covid e restrizioni, capiremo anche se torneremo a fare dei meetup fisici. Quindi, per restare aggiornati sui vari appuntamenti, vi invito a collegarvi al canale Telegram, a seguire Dev Calendar, oppure ad iscrivervi alla nostra Codemotion Tech Community. Qui avete un link diretto oppure su Facebook digitate Codemotion Tech Community. Avete oltre all'aggiornamento su. Caduta Fabiana? Sì, credo che avesse dei problemi di rete, ci cioè hai visto un po' a scatti. Sì. Allora provo un attimo intanto io a parlare, poi magari lei. Eccola, sta tornando. Perdonatemi, ho sospettato che questa cosa potesse accadere perché ho quest'oggi proprio la mia wifi di casa ha cominciato ad avere problemi. Quindi scusatemi per questo inconveniente. Riprendo da dove eravamo rimasti. Allora, vi parlavo della community di Facebook, quindi vi invito a farne parte anche per seguire i contenuti pre e post meetup, interagire con gli altri partecipanti della community e gli speaker. Allora, queste sono le attività che trovate sulla piattaforma di Codemotion, codemotion.com. Quindi, oltre ai già citati online meetup, potete seguire dei free webinar, seguire le coding challenge, leggere e restare informati con il Dev Magazine oppure iscrivervi ai training programs. Questo è un hackathon online che vi invito a consultare, potete consultarlo tramite il QR code oppure nella nostra piattaforma, la sezione Events, selezionare online hackathons e trovate questo hackathon voluto da Oracle. Ci sono in premio dei premi, appunto, scusatemi, fino a 1000 euro. Se vi sentite abbastanza coraggiosi e pensate di avere le skill per partecipare, iscrivetevi che è gratuito. L'ultimo meetup della stagione della community europea di Codemotion. Codemotion è una community italiana, spagnola, nordica, europea, scusatemi, ed è questa qua. Quindi il prossimo lunedì ci sarà l'ultimo meetup della stagione, poi riprenderemo a settembre. Speaker e partecipanti internazionali, quindi anche un modo per confrontarvi e fare networking con developers di tutta Italia. Sempre la piattaforma community.codemotion.com vi permette di accedere e di iscrivervi oppure con.
Mi sa, l'abbiamo persa di nuovo. Eccola. Per fortuna avevo terminato, quindi questa tortura termina qui. Sì, infatti, hai ragione, provo ad usare solo l'audio. Vi ringrazio per avermi ascoltato. Stefano, procedi pure e cercherò di restare connessa con voi, salvo problemi tecnici. Grazie mille. Ok, grazie a te Fabiana. Ciao a tutti, ben trovati. Io sono Stefano Ottaviani, uno dei fondatori di Accessibility Days. Prima di passare la parola a Nicolò, lo speaker di questa giornata, volevo dire giusto due parole sugli Accessibility Days, soprattutto per chi partecipa per la prima volta a una delle nostre iniziative. Quindi spiegare un attimo cosa sono questi Accessibility Days. Ho qualche slide da condividere, ma sono veramente poche. Ok, le dovreste vedere. Allora, Accessibility Days nasce come manifestazione annuale che si svolge nel mese di maggio. Quest'anno siamo arrivati alla quarta edizione, quindi quelle che si sono appena svolte a maggio erano appunto la quarta edizione degli Accessibility Days. È un evento che nasce con lo scopo di, diciamo, usiamo la parola tra virgolette, sensibilizzare, è una parola che non è che ci piace molto, ma rende l'idea, tutti coloro che si occupano di tecnologie digitali su cosa significa sviluppare un'applicazione o comunque un prodotto, un servizio in modo accessibile e quindi rispondere alle esigenze delle persone con disabilità. Questo facendolo sia tramite delle sessioni, quindi le classiche sessioni con degli speaker che parlano di certi argomenti, ma arricchendo anche l'evento con tutta una serie di esperienze che possano permettere di comprendere meglio, di vivere più da vicino cosa significa appunto affrontare questi argomenti, queste difficoltà. Ad esempio abbiamo sempre fatto iniziative come cena al buio, aperitivi al buio, passeggiate al buio, piuttosto abbiamo fatto la conferenza all'interno di contesti come musei tattili e così via. Tutto ciò, ecco, perlomeno fino a quest'anno, dove a causa appunto della situazione che si è creata siamo stati costretti a cambiare completamente la formula e spostarci su un evento completamente online che si è svolto appunto il 22 e il 23 maggio, ma ciò non ci ha fermato, quindi abbiamo anche in quest'anno fatto un evento da ben 3 track il venerdì e 4 track il sabato con una settantina di speaker per oltre 40 sessioni. Abbiamo rinunciato un po' alle esperienze sensoriali che eravamo tipici fare, ma appunto abbiamo potuto sfruttare in qualche modo le nuove opportunità date dal fare degli eventi online. E tra le nuove opportunità abbiamo colto la possibilità quella di fare dei webinar, oltre alla conferenza di maggio. Quindi già prima della conferenza avevamo fatto una serie di 6 webinar, e poi abbiamo deciso di proseguire in modo tale da non spegnerci al termine della conferenza, ma continuare a parlare di questi argomenti anche dopo. Quindi l'idea è quella di continuare ogni 3-4 settimane a parlare di qualche argomento legato all'accessibilità. Un'altra cosa molto importante che cerchiamo di fare è non parlare di accessibilità solo tra tecnici. Quello che è fondamentale è il confronto con utenti che hanno delle disabilità, che possono darci dei feedback su sia su quali sono le loro esigenze, sia se su quello che realizziamo è effettivamente accessibile. Quindi diciamo che una grande componente del nostro evento è proprio il confronto con persone con disabilità, tanto che diciamo in media metà dei partecipanti sono proprio persone con disabilità. È che noi ci occupiamo di accessibilità nell'ambito delle tecnologie digitali, quindi ci rivolgiamo soprattutto a sviluppatori, designer, maker, creatori e editor di contenuti digitali e così via. Per quanto importanti, non affrontiamo temi come quelli delle barriere architettoniche. Poi può capitare, sì, che magari su 40 sessioni, una o due, parlino anche di queste cose, ma siamo soprattutto focalizzati sul tema delle tecnologie digitali. Soprattutto l'idea, diciamo anche la narrativa a raccontare questo evento, è che non vogliamo far capire che è importante realizzare delle soluzioni accessibili non solo per far del bene a delle persone che magari hanno avuto dei problemi o comunque diciamo in qualche modo hanno delle difficoltà,
ma è importante farlo per le aziende perché poi comunque alla fine si parla anche di business, quindi facendo delle soluzioni che sono accessibili ci si ritrova con una base di utenti, quindi potenziali clienti, anche molto più ampia. Perciò ecco, quello che cerchiamo di spiegare è pure questo concetto, che sicuramente non fanno schifo, ecco, diciamo, perché poi alla fine dei conti siamo tutti nel business, perciò ecco, se ci sono anche dei tornaconti, ben venga, e sicuramente aiutano a affrontare questi temi con maggiore serenità e maggiore tranquillità e non lasciandoli all'ultimo, relegandoli all'ultimo con ah sì, c'è anche questo requisito, l'accessibilità, vediamo di gestirlo alla fine. Ecco, quello che cerchiamo di fare e che abbiamo fatto con gli speaker in tutti questi anni è far capire come ci sono notevoli vantaggi a affrontare da subito la progettazione di una soluzione come accessibile. Il contesto in cui ci inseriamo è quello del Global Accessibility Awareness Day, una giornata mondiale di sensibilizzazione su questi argomenti, quindi che ha lo stesso topic che vi ho appena descritto. Questa iniziativa è affrontata a livello mondiale. Gli Accessibility Days praticamente si inseriscono in questo contesto, essendo praticamente l'evento italiano più grande, perlomeno degli ultimi anni, quindi relativo a questa iniziativa. Come dicevo, l'edizione di quest'anno è stata sicuramente particolare, ma abbiamo avuto anche tante soddisfazioni, perché siamo riusciti, grazie al fatto di sessioni, ed abbiamo anche avuto un'iniziativa di un hackathon, anche questo svolto completamente online. Tra l'altro Nicolò, lo speaker di oggi, era anche uno dei partecipanti all'hackathon, con il suo team è arrivato terzo, quindi ecco, sicuramente abbiamo avuto questa esperienza che per noi è stata, non dico nuova del tutto, perché un hackathon l'avevamo organizzato anche in collaborazione con Microsoft dopo la prima edizione. La cosa nuova era che questo è stato organizzato direttamente nel contesto degli Accessibility Days. Poi un'altra iniziativa che quest'anno ha arricchito l'evento è stata che la RAI, nel servizio quello dedicato appunto all'accessibilità, ha sfruttato, tra virgolette, gli Accessibility Days per lanciare una nuova iniziativa, quella della realizzazione di alcuni audio video games, quindi giochi che possono essere usufruiti anche da persone con disabilità. Tra l'altro è stata anche una delle poche esperienze che in qualche modo potevamo offrire ai partecipanti, nel senso che quello che invitiamo a fare è scaricare questi giochi, che tra l'altro sono gratuiti, e magari da bendati provarli per vivere questa esperienza. L'anno scorso, all'edizione che avevamo fatto a Ancona, avevamo proprio una postazione in cui i partecipanti con delle bende potevano usare questi audio game. Qua vi invitiamo a farli scaricandoli sui vostri PC e provandoli. Tra i webinar che faremo nella prossima serie, tra l'altro dovremo avere anche dei contenuti proprio dai ragazzi della RAI, che ci illustreranno un po' le varie iniziative che fanno, e un altro webinar insieme a Ivan Venturi, che è diciamo una celebrità nel mondo del gaming italiano, perché sin dalla fine degli anni Ottanta realizza appunto videogame, e lui insieme al suo team che appunto ha aiutato la RAI a realizzare questi giochi accessibili. Perciò ecco, queste sono un po' alcune delle anticipazioni per la prossima stagione dei webinar. I video di tutte le sessioni, sia della scorsa edizione di Accessibility Days che della precedente, ma anche dei webinar, sono nel nostro canale YouTube. Poi sia sulla chat ma anche sulla mail con cui vi siete iscritti vi mandiamo questi link per accedervi. E un'altra cosa importante, è vero che siamo presenti sui social, ma abbiamo anche una newsletter con cui è possibile seguire le nostre iniziative e rimanere aggiornati senza perdersi nulla. Chiudo dicendo appunto che questo sarà l'ultimo webinar per questa stagione, diciamo così, poi ci prenderemo una, speriamo, meritata pausa e per settembre poi ecco, cercheremo di organizzarci con i nuovi contenuti. Ora lascio la parola a Nicolò che ci aiuterà a affrontare ecco, questo nuovo tema per noi, quello della realtà aumentata e virtuale. Me personalmente, ecco, anche se non mi occupo di queste tecnologie, sicuramente mi incuriosisce molto capire come si possono affrontare, ecco, come si può affrontare l'accessibilità in queste tecnologie. Ok, grazie. Ok, Nicolò, vai pure. Vado subito a condividere lo schermo.
Ok. Allora, ciao a tutti, io mi chiamo Nicolò e come ha detto Stefano, oggi vi parlerò di due tecnologie relativamente nuove, diciamo che tecnologicamente sono note in letteratura da decine di anni, ma per gli utenti, per il mondo consumer, possiamo dire che sono nuove. E parliamo di realtà aumentata e virtuale. E come poterle rendere accessibili. Quindi vedremo quali sono le difficoltà, e vedremo ce ne sono diverse, e alcuni esempi di soluzioni work in progress, cioè soluzioni che progettualmente sono già state fatte, sono già pronte, ma tecnologicamente sono ancora un po' indietro, e vedremo anche le soluzioni che invece già oggi sono disponibili e risolvono con successo dei bisogni di alcuni utenti. Brevemente faccio una piccola introduzione, una mia piccola introduzione. Io sono uno sviluppatore web e web XR, che significa che lavoro con tecnologie web sia in ambito di web app, diciamo così, classiche, ma anche per quanto riguarda realtà aumentata e virtuale fruite nel web. Quindi significa sviluppate con tecnologie web e fruite su tutti i browser dei dispositivi degli utenti. Lavoro in Kialab, che è uno studio di design e di sviluppo software a Bologna. Sono abbastanza attivo nel mondo open source e per quanto riguarda appunto l'accessibilità faccio parte del V3C e del XR Access, che sono rispettivamente un consorzio e un'organizzazione per l'accessibilità delle tecnologie innovative. Diciamo che comunque in generale oggi cercherò il più possibile di raccontarvi, come meglio riesco, cosa sono queste nuove tecnologie immersive e appunto cosa è stato fatto per renderle il più possibile accessibili. Allora, iniziamo dalla realtà aumentata. Cosa significa realtà aumentata? La definizione che mi piace dare, la più semplice che mi viene in mente, è un tipo di tecnologia che permette di avere del contenuto situato. Questo è un po' il termine cardine che caratterizza la realtà aumentata, quindi contenuto situato che si sovrappone alla realtà che ci circonda. Diciamo che questa immagine che sto mostrando spiega meglio di molte parole. In questa immagine vediamo un utente che tiene in mano uno smartphone con installata un'app dell'IKEA, diciamo che è un'app che ha spopolato qualche anno fa, tutt'oggi viene ancora usata, e questa app permetteva di visualizzare dei contenuti come se fossero presenti nella stanza dell'utente. Questo viene fatto tramite appunto la videocamera che in real time cattura ciò che è nella stanza dell'utente, lo visualizza a schermo, ma in sovrapposizione vengono mostrati dei contenuti fittizi. E questo permette, come in questo esempio, permette di capire meglio come dei colori o dei colori del contenuto, come le dimensioni di un contenuto, si integrano con lo spazio in cui si trova l'utente. Quindi il fatto che il contenuto diventi situato in qualche modo lo rende più coinvolgente e vedremo lo rende anche più accessibile. Invece, per quanto riguarda la realtà virtuale, parliamo di un tipo di tecnologia che, a differenza della realtà aumentata, fa sì che l'utente si immerga in un ambiente completamente virtuale, quindi completamente fittizio. Quindi l'utente non riesce più a distinguere quasi dove inizia la realtà, cioè dove inizia la finzione e dove finisce la realtà. Guardiamo questa immagine, ad esempio, innanzitutto vediamo la prima differenza, ovvero in genere, o almeno al giorno d'oggi, se si vuole fruire di realtà virtuale bisogna indossare un visore. Questo visore copre totalmente o quasi la visuale dell'utente e quindi con una visione periferica egli si immerge in un ambiente completamente fittizio. Mentre, come abbiamo visto prima, la realtà aumentata in genere al giorno d'oggi è fruita tramite dispositivi che si tengono in mano, cosiddetti handheld.
Ci sono dei visori di realtà aumentata, come il Microsoft HoloLens, che però non sono ancora proprio per il mercato consumer, anche per quanto riguarda l'alto prezzo a cui vengono venduti. La realtà virtuale, appunto, permette all'utente di immergersi completamente e quindi i suoi sensi vengono in qualche modo, diciamo, coinvolti completamente, e questo fa sì che a volte si causi anche della motion sickness, e quindi questo è il termine tecnico, in parole spicce praticamente parliamo del fatto che l'utente può provare nausea o può provare appunto problemi per quanto riguarda lo stare in equilibrio, proprio perché è come se fosse immerso completamente in un altro mondo. Come sono collegate tra di esse la realtà aumentata e la realtà virtuale? C'è questo schema che è chiamato Virtuality Continuum, dove vediamo come sono connesse le due tecnologie. A sinistra c'è, nel primo cerchio, vediamo una foto di una cucina, e di fatto questa è la cosiddetta realtà, quella insomma dove viviamo tutti i giorni. Se poi ci spostiamo verso destra ed andiamo ad aggiungere gradualmente sempre più contenuti virtuali, parliamo di realtà aumentata, quindi un contenuto virtuale in un ambiente totalmente reale. Andiamo ancora verso destra, abbiamo l'augmented virtuality, che è poco conosciuta e che io sappia nel mercato consumer non ci sono esempi degni di nota, ce ne sono invece in ambito sperimentale, dove appunto la maggior parte del contenuto è virtuale e ci sono alcuni elementi che vengono catturati dal feedback della videocamera del dispositivo. E infine ci spostiamo a destra ancora, dove con la realtà virtuale l'esperienza è completamente virtuale, appunto completamente fittizia. Quando leggete queste sigle, questi AR, VR e AR, VR e XR, parliamo praticamente di rispettivamente realtà aumentata, realtà virtuale, e XR in realtà non ha una vera e propria traduzione. Semplicemente è stato un modo che è stato coniato per racchiudere e raggruppare tutto ciò che riguarda realtà sia aumentata che virtuale. Quindi personalmente io diffido molto da terminologie quali mixed reality, immersive reality. Diciamo che per quanto mi riguarda ho più o meno capito che comunque al momento le tecnologie mature sono la realtà aumentata, quella virtuale, e se vogliamo parlare in maniera generica, comprendendole entrambe, possiamo parlare di XR. A questo punto quindi andiamo a cercare di capire come possono essere rese accessibili. Quindi penso che abbiate avuto un'idea della complessità delle applicazioni che possono essere create con realtà aumentata e virtuale. Vediamo alcuni aspetti collegati. Innanzitutto mi piace fare il punto su perché è importante rendere accessibili realtà aumentata e virtuale, non soltanto per un discorso etico, ma anche per un discorso pratico. Questo perché non parliamo, come ho scritto in questa slide, non parliamo soltanto di videogame o di video a 360 gradi. Allora, la realtà aumentata viene utilizzata molto nel campo della comunicazione al giorno d'oggi, molto nel campo del training e nel campo dell'educazione. All'estero, in particolare in America, stanno molto in voga libri di realtà aumentata, oppure l'utilizzo della realtà aumentata per mostrare modelli 3D nello spazio dell'utente, o meglio, per mostrarli in classe. Quindi chiaramente la realtà aumentata e virtuale sono uno spazio tridimensionale. In uno spazio tridimensionale è molto semplice visualizzare modelli 3D, ruotarli, fare zoom, vederli da diversi punti di vista. E questo assume ancora più valore se questi modelli 3D, che vi faccio un esempio, possiamo parlare di modelli del corpo umano, fossili, possiamo parlare di cellule, quindi modelli legati alla biologia,
Chiaramente se li prendiamo da un contesto web o da un contesto in 2D e li estrapoliamo, li portiamo nella realtà e lo studente ha la percezione che essi che siano praticamente sopra la cattedra o sopra il loro banco, si ha una percezione migliore, è più coinvolgente, ma soprattutto possono aprirsi una serie di esplorazioni del contenuto che altrimenti non sarebbero possibili. Lo stesso per quanto riguarda la realtà virtuale, che non è soltanto usata per videogame, anche se al momento sta andando per la maggiore il mercato VR dei videogame, è utilizzata molto anche proprio per la sua natura immersiva nelle simulazioni, quindi non soltanto nelle simulazioni militari, ma anche nelle simulazioni dell'healthcare, per il training ad alto livello, per lo storytelling. Qua si aprono due strade riguardo all'accessibilità e a queste tecnologie. Finora ho parlato di rendere accessibili applicazioni di realtà aumentata e virtuale. C'è anche un altro filone che è molto interessante da discutere, secondo me, ovvero utilizzare le tecnologie di realtà aumentata e virtuale per rendere accessibile la realtà. Per fare questo è molto usata la realtà aumentata, come vedremo poi, ma possiamo fare anche l'esempio della realtà virtuale, ovvero io personalmente, tramite il visore dell'Oculus Quest, che viene venduto al momento a circa 400 euro, quindi non un prezzo inavvicinabile, sono riuscito gratuitamente, andando su YouTube, a vedere dei video in modalità VR, dove praticamente ci si pone, cioè l'utente si pone nel punto di vista di colui che ha girato il video. E quindi è come se questi video praticamente parlavano di viaggi in Egitto, viaggi a New York. Chiaramente penso di aver reso l'idea, cioè in qualche modo si riesce a rendere accessibili dei contenuti in maniera che, vi garantisco, è molto coinvolgente, dei contenuti che altrimenti molti utenti, per motivi fisici o anche logistici o monetari, non possono raggiungere. Quindi, banalmente, io stesso non so se riuscirò mai a fare un viaggio in tutti questi posti fisicamente. So che non è la stessa cosa vederlo in un video in realtà virtuale, ma allo stesso tempo vi garantisco che è molto più coinvolgente di vedere un video su uno schermo. E quindi vorrei sottolineare ancora una volta che non soltanto si parla di rendere accessibili le applicazioni, ma anche di rendere accessibili con le applicazioni la realtà che ci circonda. Qua vi lascio un link, è un articolo che ho scritto dove ho un po' raggruppato delle applicazioni di successo che appunto seguono questo filone, cioè rendere più accessibile la realtà, in questo caso tramite la realtà aumentata. E uno degli esempi è un libro, un'applicazione che permette di, in un libro, permette di mostrare un avatar che quindi spunta dal libro, che viene inquadrato dal telefono, che legge il contenuto del libro con il linguaggio dei segni. Quindi in alternativa l'utente può scegliere questo tipo di fruizione e si rende in qualche modo più accessibile un contenuto fisico. Perché è complesso rendere accessibili applicazioni di realtà aumentata e virtuale? Innanzitutto perché le disabilità coinvolte sono praticamente veramente numerose, quelle cognitive, quelle neurologiche, fisiche, visive, eccetera. Gli aspetti coinvolti sono hardware, software, aspetti legati al lock-in dei vendor, quindi al momento non c'è un vero e proprio standard, i vendor creano e mettono in commercio il proprio visore con le proprie periferiche che non sono propriamente compatibili con altri visori. È complesso anche perché parliamo di un mondo veramente eterogeneo, dove sia l'input che l'output sono letteralmente quasi illimitati, mi verrebbe da dire, perché l'input, le modalità di input sono vocali, modalità da tastiera, da switch, eye tracking,
e addirittura in letteratura si trovano modalità di output per tutti i sensi del corpo umano. Quindi in letteratura si trovano anche applicazioni che hanno un feedback per il gusto e per l'olfatto. Quindi veramente parliamo di un campo sterminato di possibilità, ma anche di complessità. Faccio un esempio, qua parlando della realtà virtuale, alcuni problemi, se qualcuno di voi ha mai provato delle applicazioni appunto con un visore, con dei joystick riguardo alla realtà virtuale, si sarà accorto di alcune limitazioni, di alcuni requisiti. In VR viene richiesto quasi sempre all'utente di muoversi con movimenti articolati e complessi, cioè è richiesta coordinazione, è richiesta una certa agilità. Per motivi logistici e di sicurezza spesso viene chiesto di tracciare un'area, di disegnare un'area con i joystick, ma questo richiede che l'utente si debba trovare innanzitutto in una posizione specifica, che sia o seduto o in piedi, spesso in piedi, e poi che sia disponibile una stanza praticamente vuota. Quindi ci sono tanti requisiti che devono essere soddisfatti prima di fruire dell'esperienza in realtà virtuale. Quindi, fatto questo preambolo, adesso passerò a due sezioni più interattive, dove vi mostrerò degli esempi. Allora, partiamo dagli esempi work in progress, ovvero esempi dove ci sono state delle buone idee, ma la realizzazione tecnica non è ancora soddisfacente. Allora, questo è un esempio che parla di Mozilla Hubs. Mozilla Hubs è un ambiente in realtà virtuale, collaborativo, che è stato utilizzato molto nel lockdown, ma anche prima e tuttora, per realizzare conferenze in realtà virtuale e anche webinar. Il webinar che io vi sto tenendo in questo momento, ad esempio, può essere anche tenuto in realtà virtuale. Ci sono dei pro, ci sono dei contro. In questo caso Mozilla Hubs, la sua peculiarità è che può essere fruito nel web, quindi potete accederci non per forza con un visore, ma potete accederci anche dal browser del vostro computer. E l'utente può creare il proprio avatar, può personalizzarlo e può muoversi in queste stanze dove chi crea la stanza può aggiungere dei contenuti. E i contenuti possono essere video, immagini o modelli 3D. In questo caso, quindi, cosa è successo? Che il creatore della stanza, colui che ha tenuto il webinar, ha creato un video come se fosse un maxi schermo e ha iniziato con il suo avatar a parlare di questo webinar e ha sfruttato la tecnologia per le caption automatiche, quindi per i sottotitoli automatici forniti da Mozilla Hubs. Uno dei partecipanti fa parte di Equal Entry, ha appunto testato sul campo, come si dice in gergo, e ha trovato diversi problemi. Qua ve ne faccio vedere alcuni. Lui ha parlato del fatto che innanzitutto i colori scelti, questo giallo su blu, questi colori molto forti, erano abbastanza forti, appunto, abbastanza disorientanti. Sarebbe bastato un colore più classico, colori più classici usati più comunemente per le caption, ma soprattutto vedete che in questo caso il fatto di avere tanti contenuti in un ambiente, parliamo di persone che con il loro avatar esploravano e si muovevano nella stanza e passavano davanti ai sottotitoli, oppure il fatto che, come vedete, la chat nell'immagine a destra, quando ci sono tanti messaggi, i messaggi coprivano sia il video che i sottotitoli prima di scomparire. Quindi questo è un esempio di come ci sono delle buone idee sicuramente, delle buone progettazioni che però tecnicamente non sono ancora ad un livello soddisfacente per gli utenti. Questo quindi è un primo esempio. Questo invece è un secondo esempio, sempre in VR. Questa è un'esperienza, non è un vero e proprio videogame, è un'esperienza sensoriale, esplorativa. E come esperienza esplorativa l'utente
può muoversi in quella che è appunto la riproduzione di una in 3D della casa di Anna Frank. Adesso tolgo il video, l'audio, ok. E come vedete ci sono delle, durante l'esplorazione ci sono delle sezioni, delle fasi del gioco in cui una narratrice con la voce quindi che interpreta Anna legge delle parti derivanti dal suo diario, ma per tutto il restante tempo l'utente dovrebbe esplorare la stanza. Capite bene che per un utente non vedente l'esplorazione, così come è stata realizzata, ha ben poco senso. Quello che può essere implementato, adesso in questo momento voi state vedendo appunto il giocatore che muove il cursore, quindi muove praticamente il capo girandosi nella stanza, e dovete immaginare che al centro della sua visuale c'è una sorta di mirino che è un cursore. Ecco, una cosa che potrebbe essere implementata potrebbe essere che il cursore incontra un particolare oggetto di interesse, potrebbe partire l'autolettura, quindi la sintesi vocale che descrive quel particolare oggetto. Quindi se lui si è girato e sta inquadrando una porta, potrebbe partire la descrizione vocale della porta e così via. Quindi in questo caso parliamo di un qualcosa che tecnicamente è relativamente semplice. Questo perché? Perché il mondo che dovrebbe essere, come si dice in gergo, taggato, quindi che dovrebbe essere descritto con del testo alternativo, è un mondo virtuale. Quindi potrebbe essere fatto con un grosso lavoro redazionale, ma tecnicamente non è nulla di eccezionale. Invece diventa molto più interessante realizzare la stessa cosa, ma in realtà... Anche qua tolgo un attimo l'audio e vi mostro questo video. Allora, questo video realizza la stessa cosa che vi ho appena descritto, però in realtà aumentata. E qua torniamo un attimo al filone che avevo raccontato poco fa, ovvero non tanto rendere più accessibile un'applicazione, ma in questo caso rendere più accessibile la realtà. Quello che succede è che questo è un prototipo, tuttavia funzionante, succede che la videocamera in questo momento sta catturando in real time lo spazio dove si trova l'utente, e tramite l'intelligenza artificiale sta avvenendo uno scanning di ciò che appare a video. Adesso vedrete che appariranno delle label, quindi del testo proprio sul video. Ecco, metto un attimo in pausa. Praticamente a questo punto quello che il sistema ha fatto è stato andare a riconoscere in real time, pseudo real time, il contenuto del video, e tramite l'intelligenza artificiale andare ad aggiungere delle categorie che in questo caso sono parecchio precise. E quello che succede è che il sistema a questo punto, visto che quelli sono contenuti testuali, può andare a leggere con la sintesi vocale, aggiungendo anche delle informazioni riguardo alla posizione. Quindi ciò che viene fatto, adesso io ve lo dico per semplicità, ma nel video, se si prosegue, ciò che il sistema fa è di leggere qualcosa come sedia in alto a sinistra, oppure tavolo da cucina al centro, bicchiere sul tavolo in alto a sinistra, tazza al centro del tavolo. Quindi vengono date delle informazioni, vengono lette delle informazioni, tutte in maniera automatica, e qua entriamo, secondo me, in un ambito veramente molto interessante, poiché, ripeto, andiamo a rendere più accessibile la realtà, e quindi non un mondo fittizio. L'ultimo caso d'uso di successo ha luogo nel web. Questo è il Google Model Viewer. Tecnicamente è un componente web che se ci ha connesso qualche sviluppatore web saprà che è qualcosa di relativamente semplice da implementare, quindi non parliamo di
strumenti tecnicamente molto complessi. Quello che gli sviluppatori di Google hanno fatto è stato realizzare un componente web che permette nelle pagine web di integrare dei modelli 3D. Quindi, così come noi integriamo al giorno d'oggi testo, integriamo video, immagini e audio, è possibile integrare anche dei modelli 3D. Quello che è stato fatto, inoltre, è stato supportare con Google Model Viewer del testo alternativo. Questo significa che, appunto, a differenza dell'esempio di prima di Anna Frank, dove l'utente si muove e va a richiedere quindi delle informazioni in qualche modo riguardo a ciò che lo circonda, in questo caso si ha del contenuto che, avendo del testo alternativo, l'utente, navigando la pagina web, così come fa con il restante contenuto web, può comunque fruire del contenuto anche se non è visuale. C'è un altro caso di successo, me lo stavo dimenticando, ma veramente questo è molto interessante. In questo caso parliamo di Walking VR. Questa è una soluzione sia software che hardware e va a risolvere il problema principale della realtà virtuale, ovvero che per realizzare, per usufruire di un'esperienza di realtà virtuale, l'utente deve muoversi, deve compiere dei movimenti, come abbiamo detto prima, parecchio complessi. Non scordiamoci che la realtà virtuale può abilitare anche a delle professioni. Al giorno d'oggi ci sono delle professioni, stanno nascendo comunque delle professioni come anche l'artista di realtà virtuale, come viene mostrato in questo caso, che può essere non soltanto appunto un divertimento, ma appunto anche una professione vera e propria. Chiaramente diventa complicato se si hanno disabilità motorie temporanee o permanenti, diventa complicato se non impossibile usufruire di questo tipo di applicazioni. Quello che è stato fatto con Walking VR è stato di creare quindi un joystick, un gamepad proprietario, che però è compatibile con tutti i visori o con la maggior parte dei visori, e ci sono tante modalità di integrazione. Adesso ve ne mostrerò soltanto una. Tenete conto che comunque ci sono tante modalità appunto di configurazione ad esempio con un solo joystick simulare l'utilizzo di due joystick. Come vedete in questo esempio, il ragazzo aveva il braccio fasciato ed è riuscito comunque ad usare un videogame che prevedeva l'utilizzo di due joystick contemporaneamente. Ma ci sono anche altre configurazioni dove si può usare un'applicazione che è pensata per essere usata esclusivamente in piedi, può essere usata da seduti e così via. Quello che viene fatto in questo esempio è praticamente che, tramite una combinazione di tasti su questo joystick proprietario, la posizione del primo joystick viene ancorata. Vedete, il joystick bianco, che è quello che impugna l'arco, viene tenuto fermo, quindi da quel momento in poi è come se lui si simula il fatto che lui avesse un altro joystick e lo stesse tenendo fermo, e poi può scoccare le frecce utilizzando il joystick, l'unico joystick che ha, quindi quello principale. In questo modo, chiaramente con un po' di pratica, però si riesce comunque a usufruire di questo tipo di applicazioni che in realtà altrimenti non sono accessibili in questo senso. Un altro esempio, questo è un plugin di Unity sviluppato da Microsoft. Unity è un framework, il framework principale utilizzato per sviluppare applicazioni in realtà virtuale, cross-platform, quindi multipiattaforma. E in questo caso andiamo a vedere che l'utente praticamente ha la possibilità di usufruire di una serie di strumenti che sono quelli che in genere sono disponibili nel mondo desktop. Quindi parliamo di magnifier, lenti bifocali, come vedete in questo esempio. Ci sono anche, come vedremo adesso mentre il video prosegue, strumenti per aumentare e configurare
che questi strumenti sono tutti configurabili per l'utente. La luminosità, il contrasto e anche i confini dello spazio virtuale, o meglio degli oggetti nello spazio virtuale. Questo è importante perché un utente quando va, utenti con disabilità cognitive potrebbero trovare, ecco questo è l'esempio, potrebbero trovare difficoltà nel comprendere, vista la moltitudine di oggetti, quali sono gli oggetti con i quali può interagire, dove sono i bordi, i confini di questi oggetti rispetto allo sfondo. Qua ci sono anche delle mappature per la visione periferica. Insomma, una serie di strumenti che al giorno d'oggi sono disponibili negli ambienti desktop, in alcuni casi anche negli ambienti mobile, e questo è uno strumento veramente eccezionale che permette agli sviluppatori di aggiungere una serie di feature accessibili per l'accessibilità nelle applicazioni in VR. Concludiamo con questo esempio di Roland Dubois, con cui ha vinto un hackathon dell'MIT, molto interessante, è un'estensione per muoversi in ambienti virtuali utilizzando soltanto SIP and PAF, quindi dispositivi di fatto di tipo switch. SIP and PAF sono dispositivi dove l'utente che utilizza un dispositivo SIP and PAF tramite il soffio o l'ispirazione, quindi tramite due tipologie di input, dovrebbe riuscire a compiere tutte le operazioni. Era una sfida, ed è tuttora una sfida veramente incredibile, riuscire con così pochi input a navigare un ambiente in 3D. I ragazzi capitanati da Roland Dubois ci sono riusciti con questo tipo di interfaccia. Allora, dovete immaginare che l'interfaccia in basso, quella che vedete, quella sorta di rotore, la zona rossa, che è quella selezionata, ruota in maniera circolare. Quindi prima si seleziona in automatico quella che si trova in alto, poi quella a destra, poi quella in basso, eccetera. Quando l'utente soffia nel dispositivo, in concomitanza con la presenza, quindi della zona rossa in una delle direzioni, virtualmente egli si muove in quella direzione dello spazio. Quindi, ad esempio, in questo caso, se l'utente soffia mentre la zona rossa che indica verso nord è selezionata, egli si muoverà in avanti. Per andare poi a selezionare, come abbiamo detto prima, in realtà virtuale ci sono tanti diversi oggetti selezionabili a schermo. Per andare a selezionare soltanto con un tipo di input, dovete immaginare che è stata fatta questa interfaccia. Dovete immaginare che il cursore rosso si muove su e giù nella diagonale arancione, quindi si muove in maniera ciclica avanti e indietro, e quando l'utente soffia, se il cursore si trova sovrapposto a un oggetto di interesse, verrà scatenata l'azione corrispondente. Quindi questa è un tipo di interfaccia che ha più che fare con il design che con l'aspetto tecnologico vero e proprio, che appunto ha vinto un hackathon, direi anche con, mi sento di dire, con merito, perché è veramente interessante. Allora, io ho concluso la carrellata di esempi e spero di avervi dato un po' un'idea di quelli che sono, innanzitutto cosa sono la realtà aumentata e virtuale, quali sono le sfide per renderle accessibili e appunto qual è lo stato dell'arte. Ci sono sicuramente degli esempi che ho tralasciato, ma questi erano quelli più di impatto visivo. E se avete interesse ad approfondire questi tipi di argomenti, vi lascio alcuni riferimenti, poi lascerò disponibili gratuitamente le slide. Questi sono una serie di link. Allora, il primo riguarda il V3C e in particolare la Task Force Research and Question, che è quella di cui faccio parte, che si occupa di studiare come rendere più accessibile non soltanto l'XR, ma in generale
gli aspetti più innovativi nel web, come anche il Web of Things. Poi XR Access, che è appunto un'associazione che studia nello specifico come rendere accessibili tecnologie XR, ed è un'associazione al quale è gratuito ed è semplice prendere parte. Accessibility New York City è un canale YouTube che racchiude una serie di meetup, quindi di video che riguardano dei meetup che si tengono periodicamente a New York riguardo a questi argomenti, e poi il sito ufficiale dell'azienda in cui lavoro, chiala.it, dove trovate una serie di articoli che riguardano il mondo del web, della realtà aumentata e virtuale, ma anche e soprattutto dell'accessibilità. Mi piace ringraziare, vorrei ringraziare Thomas Logan, che fa parte di Equal Entry, e Roland Dubois, che mi hanno permesso, mi hanno dato supporto e mi hanno permesso di utilizzare gran parte dei contenuti appunto di provenienza dai loro studi, dai loro lavori. Io ho concluso e vi ringrazio per l'attenzione e lascerei spazio alle domande. Grazie. Grazie Nicolò, molto interessante. Già ho visto c'è una domanda da parte di Gregorio. Tra l'altro non so se Gregorio vuoi, puoi anche farla con il microfono, visto che è una domanda un po' lunga. Eccomi. Gregorio, tra l'altro. Eccolo. Ciao, sono Gregorio. Tra l'altro Gregorio, approfittiamo anche per salutarti. Gregorio aveva tenuto la sessione sugli smart speaker ai discorsi Accessibility Days. Esatto, lavoro in Fondazione LIA, una fondazione Milano che si occupa di contenuti editoriali accessibili. E mi è piaciuto molto l'esempio, quello presentato di Microsoft, e penso che in questo ambito si potrebbe fare ulteriore ricerca, perché la mia idea è quella di utilizzare la realtà virtuale come strumento abilitante per le persone ipovedenti e quindi potenziare al massimo quello che è il residuo visivo, andando ad adattare la realtà virtuale in base alle esigenze del singolo utente, per cui dato che il residuo visivo varia da utente ad utente, se l'utente potesse impostarsi queste impostazioni, averle fisse sul dispositivo, diciamo, e poi ad esempio indossare gli occhiali di VR e con questi riuscire quindi ad accedere meglio a tutto il contenuto, questo potrebbe molto aiutare. Questo vorrebbe dire magari cambiare la geometria degli elementi, cambiare proporzioni, cambiare colori, cambiare tante cose, e questo software abilitante dovrebbe poi permettere di accedere a qualsiasi tipologia di contenuto, un video, un testo, audio, videogiochi e così via, proprio come filtro, come se fossero degli occhiali magici per accedere a tutto. Mi piacerebbe lavorarci, però ecco, vorrei trovare un progetto che finanzi questa ricerca. Allora, sì, sono d'accordissimo con te. E diciamo che questo è un ottimo spunto, proprio perché effettivamente quello che ho mostrato io è uno strumento per Unity, che però viene utilizzato per quindi aggiungerlo alle applicazioni. Quindi spiego un attimino per chi magari non ha mai usato realtà virtuale. In genere, quando si indossa un visore, c'è un menu che è quello del sistema operativo, proprio ad esempio dell'Oculus, e poi si aprono delle app come se fosse proprio come se fosse un'app dello smartphone. Ecco, questo tipo di strumento di Microsoft al momento lo usi dentro l'app. Sarebbe molto interessante che fosse uno strumento, se fosse uno strumento a livello di dispositivo, in modo che io ce l'ho innanzitutto nel menu, perché altrimenti posso avere difficoltà anche a navigare nel menu, quindi magari posso fare molta fatica anche ad aprirla l'app e nel menu, ma anche poi nel browser o in contenuti video comunque diversi dall'applicazione. Quindi sicuramente è una cosa, sarebbe veramente molto interessante. Non so, Stefano. Di Giussi, di pure Nicola. No, non so, guardo le domande, guardo in chat se vuoi, posso provare lì. Sì, c'è solo un'altra domanda di Giussi adesso.
il nome del sito internet? E... non so, io le slide poi penso che le possiamo rilasciare nella pagina dell'evento e lì ci sono, una volta che si aprono le slide con PowerPoint, ci sono tutti, quelli sono tutti i link che insomma possono essere raggiunti. Sì, non so, Giussi, più di preciso a quale sito ti riferivi, se puoi scriverlo sulla chat o se preferisci anche tu usare il microfono. Nel frattempo ne approfitto anch'io per una domanda, sicuramente a me che mi ha incuriosito e mi ha messo anche la voglia un po' di provarle queste tecnologie, però diciamo sono abbastanza profano, perciò sì, so che esistono dispositivi come quelli di Facebook, gli Oculus, così ti volevo chiedere, per una persona che volesse provare un po' queste tecnologie, hai qualche dispositivo da consigliare o comunque delle indicazioni per orientarsi? Allora, lo standard de facto al momento è, sia come hardware che come ecosistema, è l'Oculus Quest di Facebook praticamente. E personalmente consiglio la versione, allora se uno cerca Oculus diciamo trova due versioni, trova sia la versione dell'Oculus, non ricordo il nome, però è una versione che viene all'incirca sui 130-150 euro. Diciamo che quella al momento la sconsiglio poiché ha soltanto 3 gradi di libertà, che significa che si possono fruire soltanto i video a 360 gradi e le esperienze esplorative. Mentre invece l'Oculus Quest, che come dicevo prima si aggira tra i 400-450 euro, è prima di tutto il più economico, quindi è proprio l'entry level dei visori in realtà virtuale, e poi ci si può sviluppare appunto con Unity. Quindi io ti consiglierei questo visore come hardware e Unity come framework SDK. In Unity ci si può sviluppare in C Sharp per appunto partire. Si può realizzare anche applicazioni in realtà aumentata, non soltanto virtuale. Diciamo che per quanto riguarda la realtà aumentata, come avrete visto, anche è un po' più la parte più sperimentale, quindi si trova abbastanza poco. Per la realtà virtuale ci sono già questi strumenti, come quello di Microsoft, che possono già essere utilizzati e con cui si può già iniziare a giocare, ecco. Ok, grazie. Credo allora fosse l'Oculus Go, quello che dicevi prima, come device più entry level, da pro che non consigli via. No. Ok, Giussi ha specificato meglio la sua domanda. Intendevo il sito internet del relatore di prima, dove ci sono i vari articoli. Ah, sì, forse è proprio il sito della Chialab, quindi l'ho messo adesso in chat. Lì può trovare insomma tutti gli articoli. C'è anche la sezione Medium, quindi con il blog che si trova sulla piattaforma Medium. Lì ci sono gli articoli tra l'altro più tecnici, quindi potete trovare sia articoli più teorici, più legati al design, che quelli un po' più tecnici, ecco. E poi vedo una domanda: che applicazioni in AR consigli di visionare che hanno posto attenzione particolare al tema dell'accessibilità? Allora, al momento in realtà non ne ho nessuna da consigliarne. Questo perché per quanto riguarda la realtà aumentata, allora diciamo che rendere accessibile le applicazioni di realtà aumentata è un aspetto che io sinceramente ho trovato soltanto in letteratura in ambito accademico sperimentale, quindi non in ambito, non sul mercato. Una cosa che ti posso consigliare di provare, che però fa un altro tipo di segue un altro filone, ovvero quello di rendere accessibile la realtà, ti posso consigliare di provare due cose. Allora, la modalità AR di Google Maps, e adesso non ho un link preciso, però puoi cercare su,
su Google, insomma, è installabile su Android, di sicuro su Android, ed è praticamente una modalità che permette, è sperimentale, però permette di visualizzare, aprendo Google Maps, visualizzare le indicazioni muovendosi con il telefono nella strada, e si visualizzano delle vere e proprie frecce che indicano dove andare. Quindi di fatto quello che si vede sono delle indicazioni proprio in mezzo alla strada. Questo è utile perché ci sono degli utenti che possono avere difficoltà nel leggere la mappa in 2D, nell'orientarsi, e chiaramente invece un'applicazione di questo tipo può aiutare. Un'altra applicazione che ti consiglio è Google Translate AR, che questa è molto interessante e non è sperimentale, cioè questa è proprio disponibile come versione finale, e praticamente permette, inquadrando con il telefono una scritta, insomma un testo, magari può essere un segnale stradale, può essere un testo su un libro, eccetera, bisogna specificargli manualmente il tipo di lingua, e lui automaticamente traduce questo testo. La cosa particolare è che non solo il testo viene tradotto e mostrato a schermo, ma viene proprio mostrato sopra il testo vero e proprio. Quindi vi spiego meglio, immagina di inquadrare un cartello stradale, e praticamente se tu guardi attraverso lo schermo vedi proprio il testo che cambia, che dalla lingua originale diventa la lingua scelta da te per tradurre. Quindi così su due piedi mi vengono in mente Google Maps AR e Google Translate AR. Sono disponibili per iPhone? Non ne sono sicuro. Non lo so, perché io ho un Android. Non lo so. Comunque credo che, cioè, se si cercano nell'App Store, se vengono fuori dovrebbero essere, credo di sì, almeno Translate, esatto, Translate di sicuro. L'altra non ne sono sicurissimo. Ok, qualche altra domanda? Approfitto intanto per una curiosità, visto il discorso che dicevi comunque del nuovo ruolo che avrai all'interno lì del V3C come embedded expert, ci vorresti raccontare? Magari usciamo un attimo dal filone realtà aumentata virtuale, volevo chiederti, ecco, un po' di cosa si tratta. Allora, sì, e praticamente adesso cerco di, ecco, mi lascio questo link. Allora, Il V3C è organizzato in gruppi di lavoro, in working groups. Tra l'altro, circa 20 anni fa, uno dei primi working groups ha creato le VCAG, che sono le linee guida che al momento si usano nel web per l'accessibilità, che tuttora sono alla seconda versione e tuttora, insomma, fanno da standard praticamente. E il V3C a diversi gruppi di lavoro, tra questi c'è un gruppo di lavoro che si occupa dell'accessibilità. Questo gruppo di lavoro è formato da diverse task force, una di queste appunto si chiama Research Questions, e si occupa di fare praticamente ricerca, e quindi si cerca di esplorare, di raccogliere casi d'uso da utenti, spesso si cercano di intervistare utenti con disabilità, o comunque si fanno si creano dei form, si creano dei sondaggi per ricevere quanti più possibili casi d'uso. Una volta che si hanno questi casi d'uso, si redige una serie di documenti, uno dei quali è quello che ho linkato adesso, che si chiama XAUR. E quando vengono creati questi documenti, vanno prima in revisione interna del V3C tra i membri, ma poi tutto diventa pubblico. Quindi si può sia partecipare su GitHub, che è come ho avuto modo di partecipare io, quindi ho risposto su GitHub facendo dei commenti
dei commenti, delle critiche, delle osservazioni a uno di questi documenti e poi se si è interessati si può anche partecipare. Quindi di fatto il lavoro è molto, chiaramente molto teorico, poiché appunto l'idea è quella di definire degli standard, redigere dei documenti, che però hanno un impatto abbastanza importante, poiché all'interno del consorzio ci sono dentro comunque esponenti, diciamo così, da diverse aziende importanti. Quindi c'è anche delle direzioni politiche che vengono portate avanti e quindi difficilmente si creano dei documenti che non hanno un riscontro sugli utenti, ecco. Quindi in genere i processi proprio per questo sono molto lunghi. Questo è uno dei motivi perché i processi sono molto lunghi, poiché passano tante revisioni, però alla fine in genere escono fuori dei documenti secondo me interessanti. Quindi questo un po' per fare dare un'idea. Allora in bocca al lupo. Crepi. Ok, altre domande? Una domanda. Sa che ci sono dei problemi audio o video? Perdonami, io pensavo di essermi messa peggio, quindi non accendo la mia webcam. Potremmo sapere. Stefano, scusami, non riusciamo a sentirti bene. Adesso glielo scriviamo in chat. Sì. Sì, ho staccato anch'io. Si stanno stancando anche le connessioni, vogliono andare in vacanza. Sentite adesso? Sempre un po' male, diciamo. Comunque nel frattempo, mentre aspettiamo che Stefano torna tra noi, ti leggo alcuni degli apprezzamenti, non so se li hai già letti, Nicolò, se ti è capitato. Ci sono molti apprezzamenti, Caterina dice presentazione davvero molto interessante e ricca di stimoli, complimenti davvero per l'interessantissimo talk. Stefano ci dice comunque siamo in chiusura, Stefano se vuoi scrivici pure, leggerò io per te. Ok, ci diceva come Accessibility Days darà appuntamento a settembre. Anche noi di CodeMotion diamo appuntamento a tutti i developers e alle tech community a settembre. Infatti ci sarà l'ultimo meetup, sarà il prossimo lunedì, e poi ci fermeremo per una pausa di circa un mesetto e ci rivedremo a settembre. Grazie a tutti quanti. Mi permetto io di chiudere. Nicolò, non so se vuoi dare tu un ultimo... No, ringrazio okay. Voi per l'organizzazione, per l'opportunità e chi ha presenziato. Grazie. Va benissimo, grazie a tutti quanti voi. Vi saluto da parte di Stefano che purtroppo sta avendo problemi di connessione e grazie a voi, ci vediamo a settembre.